Amici di LiveGP, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 385 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento del martedì sera col mondo delle due ruote. Io sono Alex di Bisceglia, come trovate, come sempre, l'integerrimo, l'inarrivabile, l'inossidabile, Matteo Pittaccio, ciao Pitti! Quanta bontà, eh! Poi mi prendi a pizze quando ho nel dietro le quinte, eh, invece sei buono, eh, ti fai vedere buono. Ciao Alex, okay. un saluto a tutti quanti. Bisogna mantenere l'immagine. Pittolo, bisogna mantenere l'immagine. Ma poi io ti insulto solo perché non vieni a fare i giri in modo con me perché altrimenti non ti insulterei. L'ultima volta me l'hai detto che stavi già dall'altra parte dell'Italia. Mamma mia, per 50 km ti lamenti sempre. Lo potevi venire uguale, poi sei venuto a fare colazione e te ne sei andato. Sei una vergogna, però avevi un ma sì, È colpa della donna. Sempre colpa è, colpa della donna. è sempre colpa delle donne, a meno che non fai come il nostro primo ospite te la prendi pilotessa e più o meno gli impegni poi dopo vanno a grandi linee a combaciare. Questo risolve svariati problemi. Ragazzi, buonasera Vero. a tutti e benvenuti alla nostra puntata. Ovviamente voglio salutare Giulian Dagata che come al solito ci supporta e ci sopporta alla regia, grazie Giulio, grazie per essere con noi e vi ricordiamo dove potete seguirci www.livegp.it il nostro sito dove trovate tutti quanti i nostri articoli, li trovate anche sulla pagina di Facebook e sul gruppo Amici di LiveGP dove potete anche commentare gli insulti sono assolutamente ben accetti a patto che sappiate prendere la risposta. Chiocio a livegp.it su Instagram dove potete anche trovare le nostre stories con i vari collegamenti e ovviamente la pagina YouTube dove andate invece a cercare tutte le nostre dirette fra cui questa qua si ha Attivate la campanellina, ve le proponiamo noi nel momento in cui andiamo live. Poi, ovviamente, Spotify, iTunes, Twitch e Google Podcast. Ragazzi, siamo un pochino ovunque, quindi se avete voglia di seguire un po' di news sul mondo delle due ruote, questo è il posto giusto. Allora. Pitti, noi abbiamo il primo ospite già collegato che Vai. purtroppo oggi abbiamo beccato in una giornata un po' impegnativa perché aveva un corso e quindi ci sta facendo un grandissimo favore a trovare un quarto d'ora per noi. Quindi, Giuli, senza disturbare troppo Alex, ci rinfili <ride> subito così pronti via prontivi, Alex. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, come stai? Bene, bene, in realtà, in realtà ti correggo, nel senso che ti ho detto che avevo un corso perché ce l'avrei dovuto avere e invece nonostante il sole qui da noi ha messo pioggia e quindi stiamo tornando a casa, siamo a 500 metri da casa con la cosa tra le gambe e siamo entrati indietro. Ciao Che brutta storia. Ehi Ale, ciao Ale! Ciao. Lei guida il furgone e io faccio la bella vita. Baby, <ride> poi, oh, baby You Can Drive My Car, questo è un pezzo estremamente famoso, credo che fosse dei... Uh, oddio, dei Rollin' Stones se non sbaglio, però è una roba un pochino datata, forse voi non però lo conoscete. Però c'è il furgone anziché sì la macchina, quindi... Ma è que quello che si ha sotto mano, Beatles, dai, Ale, non è andata ma... così male, su. Beatles. I Beatles, eh vabbè, l'epoca era quella, vedi, qualcosa mi ricordavo. Senti Ale, parliamo un secondino del primo weekend del cielo, allora, Tanto, finalmente, finalmente, perché uno lo deve dire, si torna in pista... Il CIV come al solito, parte d'estate e termina d'estate, non si può che più. Fate 5 dappi, ci attaccate fra un po'. però intanto abbiamo finalmente avuto la prima gara. Una prima gara che è un po' agrodolce, no? Ma allora, una prima gara, solito, dai, solito. Nel senso che è... correre il chip è... È... è sempre un po' il solito: nel senso che arrivi alla prima gara, sempre carico di aspettative, però poi dall'altra parte sai che. Cioè, hai visto la MotoGP, hai visto il Superbike tutto l'inverno, no? E allora parti carico quanto loro. Però sai che purtroppo non puoi essere e comportarti come loro, perché non hai fatto i loro test, non hai fatto i loro chilometri. Per esempio, noi in gara 1 abbiamo buttato via la gara perché ho toccato le pedane per terra. Però perché? Perché non abbiamo avuto il tempo di provare la moto con il pieno, di, tocca di provare a spingere come un inizio gara col pieno di benzina e vedere come si comporta la moto. Quindi sono, siamo partiti carichi come dei pompieri e i nostri sogni sono… Si sono sgretolati al quinto giro, hai capito? che poi è accaduto pure in uno dei trattiletti, proprio perché variante, la prima variante di Misano ha questa, questa caratteristica in cui ci sono cambi di direzione, in cui si stressa un po' la ciclistica, quando parti col pieno ovviamente è il momento in cui le sospensioni vanno un pochino più a pacco, ed ecco fatto che nel cercare di stare appresso a sì, sono state una serie di cose sono state il fatto che quello era un settore che a me veniva particolarmente bene, cioè la, la prima parte con la Yamaha è un pezzo che mi permette molto e mi permette di guadagnare la parte di guidato e il problema è stato che quindi li spingevo per recuperare un po' il gap che mi mancava nella parte veloce, e, e il, il problema è stato che dietro di Pirro, che invece fa linee totalmente diverse, con una moto che gli permette di fare altre cose, lui, per esempio, in quella curva si, è, si fermava molto. Aspetta, scusa, che ho qui i sensori. Lui in quella, curva, in quella curva, lui si fermava molto. Quindi io dietro di lui, non aprendo il gas e non scorrendo quanto in realtà ero abituato a fare, succede che quando non apri, non, non fa niente, pieghi qualcosina in più. Perché immagino, io arrivo, stacco e inserisco. Invece, arrivo, stacco, inserisco, ma non posso aprire perché è uno più lento. Da, più lento. Passami il termine davanti, che fa linee diverse. Ho piegato un grado e mezzo in più e ho toccato le pedane per terra. Senti, questa cosa, peraltro delle pedane, no? è che è una cosa tipicamente ravista. Lo diciamo per chi ci segue, magari non lo sa, so. ovviamente, le pedane delle moto da corso sono rigide, al contrario di quelle delle moto stradali che hanno la molla perché per legge eh, non puoi avere la pedana rigida per strada. Questo lo diciamo anche a alcuni amici che questa norma la ignorano volutamente o meno. Diciamo che, però, questo è proprio figlio: insomma, un pochino anche di questa. Ma non cambia niente, no, non cambia niente questa cosa qui. Io ho toccato ti Racconto così adesso per sdrammatizzare, ho toccato il, il pedalino del cambio quindi la leva del oh pedalino quella comunque è, è fatta perché quando cadi comunque si, si chiude, tipo, si chiude sì. no? il sì. problema qual è? È che quando te cadi cadi in questa direzione e la moto andando verso l'interno lei si chiude ma io l'ho toccata sul pari con tutto il peso della moto quindi quello anzi ho fatto ancora più forza. Verso l'interno, verso il pedale, quindi è rimasto in quella posizione lì. In telemetria, sì, per sì per in telemetria abbiamo visto che la forcella si è alzata il mono si è alzato nello stesso momento, quindi vuol dire che la moto si è proprio alzata. E certo. okay. infatti, Ale dicevo, questo: no? allora, una gara 1 che comunque a parte avete ha permesso una buona rimonta, quindi punti persi, sì, ma neanche troppissimi perché comunque mi se non mi ricordo mai, seria o settimo, esatto, settimo, nove eh. punti. Quindi comunque quelli la metti là. Questo però questa situazione anche figlia di due cose. Intanto una griglia che continua a non essere particolarmente piena di piloti, eh, noi speravamo in qualche modo in più quest'anno, invece continuiamo a essere borderline fra i 16 e i 17 partenti e l'assenza anche abbastanza strana no? Di test quando comunque è un campionato che inizia abbastanza tardi, cioè ci sarebbe tutto il tempo del mondo e anche le condizioni meteo, cioè c'è gente che veramente va a provare in Germania a febbraio dove devi, devi veramente beccare la giornata giusta, becchi la neve e noi arriviamo ad aprile che non riusciamo a fare delle giornate ma allora c'è allo, qualcuno allo c'è cioè. qualcuno, Berna allora a parte Pirro che ha girato un sacco ovviamente tra MotoGP, Superbike eccetera, Bernardi è andato a Portimao, che è andato a Cartagena, ha girato un po', T tutto va in base al budget che uno ha, io abito sì. Quasi Senigallia con Saltarelli. Saltarelli, Vitali, Mercandelli. Loro tutti sono andati a Valencia, anche Salvadori, no? Tutti sono, in tanti hanno fatto quello. Però va sempre in base ai budget, alle scelte del team, alle scelte del pilota. Eh, eh, anche io avrei potuto girare di più, eh, per carità, però devo prendere, pagare, andare da una parte e comunque quando inizio a fare i conti, devono tornare poi. No, però vedi, anche la Superbike, per dire, spesso e volentieri, organizza proprio delle giornate di test cumulativi in cui comunque la pista diciamo, è pagata anche dall'organizzazione, il che no, vorrebbe no, dire no. che… Eh. Noi, a Pirro ha avuto una bellissima idea e lui ha organizzato la giornata in pista, lui ha organizzato a Vallelunga due giorni, ma io sono andato e costava anche caro perché erano poche, poche moto in pista e Quindi si poteva fare un bel lavoro. Il problema è che abbiamo beccato un sacco di acqua. Io poi ho fatto altri due giorni a Misano, ho beccato ancora acqua e eh, ho fatto una Yamaha Day a Misano. Quindi in realtà ho fatto cinque giorni di test e che ho beccato sempre acqua. Io a, sono arrivato giovedì, avevo fatto meno di venti giri con l'asciutto. Ti, ti chiamano per i paesi con la siccità per andare a ripristinare un pochino il, <ride> il, il clima umido delle zone proprio. Eh, veramente. Ma sai che prima che voi mi chiamassero in autostrada e stavo leggendo un articolo che diceva che, che stava parlando dei pochi iscritti. E allora stavo parlando eh. con Alessia, stavo parlando proprio di questa cosa qua. Per quale motivo eh, ci sono così pochi iscritti? Invece, magari in sport ce ne sono tanti. Il mio punto di vista è: eh, prenderò delle critiche per questa cosa perché poi eh, sono cose che in teoria non si dicono, tra virgolette. Ma secondo me è colpa del livello. Cioè, nel senso che e allora, Sicuramente il budget, bisogna sempre fare i conti col budget, però ci sono un sacco di piloti che, modo d'allenamento, in super sport sto parlando, modo d'allenamento wild card, gare, gare su wild national, gare di qua, gare di là, gomme su gomme, quindi non è proprio un problema di budget, perché comunque una super sport costa meno della super bike, per carità. I team hanno bisogno di meno personale perché sicuramente un fatto che in superbike è più impegnativo, una moda da gestire, serve un elettronico più presente. Comunque sono delle figure che in super sport non sono obbligatorie. Però secondo me il 90% fa parte delle... Eh, voglio fare il risultato e, e i piloti sanno che se vai in superbike fare il risultato è molto difficile. Allora di questo per dire questa ve la posso raccontare tanto io immagino che Max ci stia seguendo perché parlavo con Max Cocchi che è l'addetto stampa di mh, di Barney e quindi ovviamente mm -hmm. anche di Michele se ne parlava un pochino di questa cosa e io ho detto guarda il mio modesto parere proprio è che Michele sia un pochino il cerbero ok? Michele è il cane a tre teste a guardia dell'inferno per poter fare un risultato devi passare sopra un Michele Pirro che è che è è clamorosamente un pilota da mondiale lo si vede devi passare sul suo cadavere se vuoi fare un esatto. bel risultato peraltro non è uno di quei piloti che dice vabbè sto a fanciv, vado leggero, vado tranquillo faccio terzo e non me ne frega niente tutto il contrario, Michele è uno di quelli che ci mette tutto l'impegno possibile anche poi ha un sport. pacchetto tecnico che sicuramente è perfetto quindi non che noi altri non lo siamo però lui sa che parte da una base consolidata stesso team d'anni, stessa moto d'anni in inverno comunque si prepara per meriti sportivi o quello che vuoi comunque si prepara più degli altri quindi comunque parte sempre con un passettino in più secondo è me quello. però quest'inverno io che devo dire quest'inverno ho fatto professionista perché comunque non ho girato col 1000 però mi sono allenato un sacco con la 300 che non è la stessa cosa però comunque sono rimasto in moto e ho frequentato i cartodromi dove all'interno c'erano un sacco di piloti di altre categorie che si allenavano parlando così in chiacchiera ho, 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 ho saputo di alcuni budget che portano alcuni piloti per fare il super sport in Italia e mi sono venuti, cioè, cioè nel senso, eh, no, no, non è questione di budget perché per guidare una Ducati in questo momento il super sport, eh, specialmente le moto che funzionano, costa caro, caro, caro che ci fa il CIVA alla grande. Anzi, ti dirò che col fatto che in CIVA sono pochi piloti, forse, co forse costa anche meno per un pilota. Non voglio sbilanciarmi, ma forse costa anche meno per un pilota me medio bravo. Buttarsi in super sport o buttarsi in superbike anche perché poi abbiamo visto la griglia Gianluca. Giustamente dice SBK qualche moto, eh. moto, la moto 3 è quello che è che ne vogliamo parlare. Ma la realtà, Gianluca è che secondo me la situazione preoccupante, quella dove veramente mi sono spaventato, è stato Però... la delle gare della super sport perché c'erano 40 partenti. Per, per carità, ma infatti è un format che funziona, come ha detto Alex, <ride> come, come, come ha detto Ale, de, Ale del Bianco, è un format che ti, ti riesce a far funzionare perché. Hai meno personale da dover impiegare, io immagino anche solo l'acquisizione la, la, dei dati. No? È esatto. più semplice su un SSP rispetto a una superbike, e non lo so, riescono a coinvolgere più, più piloti? La Moto 3, però la reputo un esempio un po' diverso. Perché è anche giusto che valutando il budget, molti piloti eh, vadano a pensare più al, al Junior CP, no? Ma intanto se devo è correre, no? a parte, parlavo di Superbike. Eh, di sì, sì, no, rispondendo Moto3... a Gianluca. Certo, sicuramente in Moto 3, se sei un ragazzino e vedi che eh, un campionato usa la moto che tu potresti usare al, al mondiale con lo stesso budget, un campionato usano una moto che non c'entra esatto. niente, allora gomme diverse, moto diverse, allora perché no? Lo, lo capisco benissimo. E infatti, sì, sì, ma infatti con quello... la Moto 3 così, è, è lo superbike che però continua ad avere lo stesso problema. Da quanti anni è che stiamo parlando di, di questo problema? Dai, che, da, quando esatto, da, da, da quando Michele parte per vincere tutte le gare, no? Il sì. problema è che per, dipende sempre come la vedi. Per esempio, vedi, per me è uno stimolo. Per me, o Bernardio, o immagino chi altro, non lo so. però chi fa parte di questa categoria? Io credo sia uno stimolo. Perché se io, certo. ieri, avessi, domenica, avessi vinto la gara senza Michele Pirro, cosa avrei fatto? Avrei vinto la gara al Superbike, sì, bello. Non mi avrebbe dato niente. Il giorno che riusci a mettere le gomme davanti a lui ti dà molto di più che una semplice gara. Cioè, capito cosa voglio dirti? Sì, Poi sì, io sì. ho fatto una gara, ho fatto 35,8 al tredicesimo giro di gara dietro di lui, che è il record della pista, perché il record a Misano è 35,8. Quindi ho, fatto, ho pareggiato a centesimi il record della pista al tredicesimo giro. Cioè, senza di lui, quando mai avrei fatto una gara del genere? Cioè, no, ma infatti ti, ti dà una mi una gara così veloce, capito? Però sei te che hai la possibilità, Ale, di avvicinare le prestazioni di Pirro. Quanti in griglia, con tutto il rispetto, possono oh, veramente qua, avvicinarsi a quel livello? E quanto eh, ci vuole per avvicinarsi il a quel livello, quindi, capito? Il problema, non è quindi di il problema però non è di regolamenti o di no, budget, il problema allora è del pilota che non ci crede, capito? Perché io ho degli amici che se allenano con me, che pagano per fare la Supersport, e dico, ma scusa, ma perché? O addirittura pagano per fare il National, cifre che dico raga ma comprati una cioè te lo comprati la casa con, que con quei soldi lì hai capito perché lo fai hai capito perché cioè, la passione è quello che vuoi li e li capisco però spendono delle cifre totalmente fuori mercato e fuori budget per fare il National su belle moto che il Superbike spe spendi la stessa identica cosa però al National il casa della Coppa lo metti su Instagram e al Chief Superbike no hai capito allora quello è un po' il problema che c'è da quando peraltro è stata proposta cioè il fatto che ci siano delle categorie alternative cioè il National offra sia la Super Sport che la Superbike questo da un certo punto di vista ovviamente è controproducente perché perché tu corri nelle stesse tappe del CIV quasi tutte quest'anno è un po' cambiata certo. cosa però spesso e volentieri è così e ti permette di correre quindi con lo stesso pubblico ma effettivamente avere un'apertura più probabile nei confronti del podio che onestamente nelle ultime stagioni è stato un po' monopolizzato da te, da Michele qualche volta adesso nel recente abbiamo fortunatamente Luca Bernardi anche che si è venuto a certo. insinuare la lotta ma senza, con voi due caduti si è visto abbastanza chiaramente anche lo stesso Samuele Cavalieri ce l'ha detto. Samuele ha detto: Guarda, è, è, purtroppo io non sono ancora dove vorrei essere, so dove devo lavorare, però attualmente sono comunque distante da dai tempi. Però dei io, dico, no? io dico: una persona con cui sono tantissimo amico, quindi non lo sto dicendo come come no? però per dire io eh, facevo anche il tifo tra virgolette non sono contento domenica ha vinto la gara in 600 Mantovani no? Sì. Mantovani sì. ha vinto la gara con distacco in Superbike non ha mai vinto la gara con distacco no? poi lui avrà fatto la Superbike per motivi per scusami la 600 per motivi suoi tra i suoi impegni moto e bla 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 quello che deve fare però dico vai in 600 vinci in Superbike no per quello, magari che va in 600, non parlo di lui in generale, no? Dico, però, è normale che va in 600. Di là vinci la gara, porti a casa la coppa, di qua invece vieni a mettere le gomme sul podio con difficoltà. Quindi dico: è normale. cioè, Sono scelte fatte queste, però, perché è più comodo allora, non perché è budget. È, per... è, è probabilmente anche un discorso soggettivo, cioè noi stiamo cercando wow. di generalizzare il problema, ma sì, è, in realtà. Esatto, quindi è Quindi Ho detto è di soggettivo. lui perché domenica ha vinto lui, sì, sì, ma sì, potrebbe sì, sì. essere chiunque. Potrebbe essere qualsiasi, cioè dipende da, da, dal caso specifico, se prendi Bernardi, Sicura... se prendi Mantovani, X, no? esatto. X pilota. Sicuramente eh... in superbike devi allenarti di più, se sei moto che devi allenarti di più anche fisicamente perché le gare ti ammazzano. Sicuramente il livello, ci sono veterani a posto con pacchetti incredibili, quindi sicuramente eh, in superbike sai che vai a fare weekend di gare e forse la domenica non torni a casa con il sorriso. In Supersport è sicuramente più comodo, ecco cioè per dire no fa il discorso contrario per spezzare la lancia a favore proprio di chi poi si butta Roberto Mercandelli Bravo certo! che viene proprio dalla Supersport e che invece ha deciso anche insomma complice un pochino l'assenza di Lorenzo Zanetti che comunque ha dovuto ripiegare su ordini di mamma Ducati nei confronti della Germania della Tetescolandia e Roberto Percandelli è andato a prendere il posto sulla moto di Zanetti, mh, certo. di, di Zanna ha fatto, secondo me, una bella gara. È chiaro che deve prendere, però è un processo certo. che puoi fare Lui... In con i migliori Lui, eh. però, poteva tranquillamente, nel modo più comodo, magari prendere una V2 in Supersport Vado uh... sulla moto migliore, magari cerco di dominare, no? E invece, secondo me, è tanto di cappello che si è messo in gioco ed è, venuto, ed è venuto nella Superbike, capito? Sì, sì, assolutamente. Tanto per dire, c'è Alessandro Vallone che dice: differenze tra un, top, eh, tra un team top level tipo quello di Pirro e un team un po' più basso livello. L'esperienza vince ancora o serve qualcosa in più? Ma Ale ah, guarda, questa gliela chiediamo proprio ad Alessandro, ma insomma, un pochino la risposta la sappiamo, è complicato per quelli che non sono i top team. In questo momento onestamente sono educati. Ascolta e cosa, no? Io ho corso in Superbike dal, dal mio primo anno 1600, non l'ho mai fatta. e Io di team ne ho girati, ho corso in DMR quando c'era la BMW, ma ancora non c'era la Motec quindi DMR non era ancora così Ho corso con DMR quando c'era la Honda, le Pirelli, quindi un'altra moto, le Pirelli ed è arrivata la Motec, ho corso con l'Aprilia, ho corso con la Yamaha, con Keope, un team che non c'è più, corso con DMR, i piloti davanti sono sempre soliti, i nomi davanti sono sempre i soliti, cambiano i team, cambiano le facce, Vitali ha cambiato team, ha cambiato faccia, ma è comunque uno che spesso la mette davanti a volte dei problemi, Pirro cambiano i regolamenti, cambiano le cose, cambiano i piloti contro di lui perché ha vinto nove titoli, vuol dire che almeno dieci anni che è davanti, però è sempre davanti. Quindi quello che Bernardi era forte in 600, era forte in 300, è forte in Superbike. Se Bernardi cambia team, è forte lo stesso. Hai capito cosa voglio dirti? Ma infatti, sì, secondo sì. me, là il problema principale è un pochino capire pure qual è il percorso che fa il pilota dopo. Perché il problema dov'è se tu vieni in Superbike e ci metti. 3, 4, 5 anni soltanto per arrivare a podio perché comunque già il livello elevato tu perdi qualsiasi barca che possa andare nei confronti del mondiale. Quindi tanti fanno 300 o, su, o mh, moto 3. Se ne vanno nei vari junior GP mondiali, e roba del genere. E poi dopo tornano, perché tanti sono anche ritornati nel Civ o anche solo come wild card. Però dopo tornano nel Civ e diciamo un pochino si fossilizzano là nel tuo frangente. Si attendeva insomma questo salto mondiale e c'era già qualcosina. Che era successo? Secondo me è un pochino sbagliato Dimm quando insomma hai fatto il salto al mondiale senza girarci troppo sì, intorno sì. è, Perché, se no, per me viste. le presenze... Però era un treno da prendere. Eh? Che fai? Non prendi eh, sì, il treno? Ci sono occasioni eh. che. Eh. Eh, però ritorniamo a quel discorso che avevamo fatto l'altra volta e non mi ricordo se era con te, ma l'avevo fatto anche con qualcun altro. Il fatto che poi, dopo, il problema è che quella è la foto che si fa la gente del pilota. Quindi, se tu sali su una carretta che è stata guidata da otto piloti diversi, che è più storta che dritta, e che non va manco per sbaglio, e, e salti le prime due sessioni di libere perché la moto non cammina, certo. capisci che comunque poi dopo la gente, ma sta roba non se la ricorda. Però ragazzi. poi corro in superbike e mi faccio il mazzo delle domeniche per dimostrare che quella gara lì non era colpa mia. Hai capito? Eh, eh. stato... Anche io quest'anno, o io tutti gli anni a fine stagione, mi chiamano molti team in super sport per propormi magari fare un buon risultato in super sport, ma anche molto validi. Però mi sembra un fuggire, un fuggire da, cazzo, non ce la faccio in super bike, vado in 600 e magari vinco. Però no, ma... cioè hai capito? Io voglio dimostrare che sono forte, vado nella categoria regina con i top piloti, perché l'unico pilota che corre in MotoGP è in super bike. Vado nella categoria regina con i top piloti, con i top team, con tutti quelli più in casta del mondo e cerco di fare, di fare il mio risultato. Tato, capito? che secondo sì. me è giusto Piti. no io stavo facendo anche solo un ragionamento no? quante possibilità dà adesso la Superbike del CIV di fare il passaggio al mondiale, un passaggio concreto un passaggio con delle basi solide ma aspetta, rispetto aspetta, alla Supersport aspetta fermati, è, è un... questo hai ragione ma ti dico una cosa Nessun campionato in questo momento dal passaggio, perché qualsiasi campionato per passare devi portare budget. Perché puoi andare a vincere la okay. Moto in Spagna, devi pagare per andare in Moto 2 per, sì. per andare in quel budget del sport. Vinci sì. il questo in Italia devi pagare per andare in Moto 2. Quindi, comunque, intanto se vinci vinci e io ti garantisco, anzi non te lo garantisco perché non lo può saper nessuno, mm -hmm. ma se finisci l'anno e batti Pirro sul campo, perché sei più forte di lui, più veloce di lui, secondo me una strada si apre. Ok. No, no, vabbè, è, è ovvio. La è alta. È come Lui, non so è, arrivare è come, in Formula hai, 1 hai e battere presente, in questo momento a Verstappen, no? Hai, hai presente a Mario Kart quando, a Super Mario, scusami, quando devi, devi battere il dragone finale a ogni livello. Sì, livelli, sì, no, sì, sì. Eh, sì, sì, pirro. sì, secondo me, se vinci da Supersport e a caso vinci un anno al sport, è difficile che poi l'anno successivo ti danno un'opportunità senza pagare. Secondo me, se, se batti Pirro, e non voglio dire che Zanetti non abbia battuto, perché Zanetti ha vinto il titolo, l'ha battuto, l'abbiamo visto tutti, eccetera, però comunque, quello che voglio dire, è lo batti di velocità, cioè che gli dai i due decimi, vai in gara, scappi via, cioè lo batti di arroganza proprio, allora quel giorno, secondo me, possono cambiare le cose. Ok. Senti, per, per capire un po' la situazione il contesto, perché alla fine l'obiettivo di tutti è arrivare nel mondiale, no? l'obiettivo di tutti voi piloti eh. che state lì e sognate, l'obiettivo è proprio il mondiale. immagino Che ha vinto tutto il popolo di che? Italiano o mondiale? Italiano. Mercandelli? Uh, mercano... no, mercandelli, no L'ha vinto, il... vinto. Che è andato lui nel mondiale. Oddio, dimmi dimmi. Ah! Dai, ah, dimmi dimmi aspetto però hai capito cosa voglio dirti è andato sì, nel sì, mondiale sì. Le... no regà vabbè io comunque veramente comincio a essere preoccupato dall'alzheimer incipiente perché comincio veramente a essere preoccupato da questa situazione è andato... comunque l'antifono la, 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 l'abbiamo capita l'antifono l'abbiamo corresta... capita no, ragazzi ma lo sappiamo cioè, che lo sappia... Ah, è vero, ha vinto Simone. Allora, eh, lo stavo per dire, benissimo, te lo stavo per dire, bene, ok. Qui ti voglio dire, no? Ha vinto Corsi, ha vinto un super veterano, quindi uno come Pirro. È andato al Mondiale, è, è venuto in Galci Superbike, Pirro ha corso dove c'era che io, dove c'ero io. Però quello che voglio dirti è, secondo me, se vince, e dimostri che batti questi campioni, hai il passaggio. Se vinci una categoria, vinco il Chev Moto2, vinco l'ESBK, le vinco quello che ti pare, non cambia niente. Devi comunque portare budget. Anche okay. questa è un'altra realtà. È anche vero, ripeto, che Simone Corsi, che viene dal mondiale, vince la sua sport, torna nel mondiale. comunque... E voi neanche nel... vi ricordavate, cioè, no? Ma, no, ma e... non è perché lui non è lui, no? Non è perché lui non è lui. No, è, è perché. È, non è che un non ti venga subito, infatti, immediatamente in mente quando hai capito. È, la... perché, è perché è una categoria che, comunque, non comunque. Se chi pensa al chip, in generale pensa a Pirro, punto. Non ci sono altre categorie. Batti Pirro, hai vinto. Non batti Pirro, sei uno dei tanti. Sì, E sì. come dici tu, è il boss finale da abbattere. Sì, 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 <ride> cioè, tiale, siamo sì. Siamo con un'ultima cosa parlando un attimo del calendario perché quest'anno hanno un pochino rimescolato le carte e Vallelunga arriva il 26 maggio, cosa totalmente nonsense e il 4 agosto a Misano farà vagamente caldo, però pure quello va bene. Mi domando, no? Allora, c'è questa novità della Superbike mondiale che se ne va a Cremona. Per um, con la nuova pista e tutto quanto, mi aspettavo onestamente, soprattutto si erano di round doppi, che l'assenza del della seconda tappa a Vallelunga potesse essere in qualche modo inglobata in una presenza a Cremona. Non se ne è parlato, nessuno ha detto niente ti sarebbe piaciuto? Se parli con i piloti credo che sarebbe piaciuto a tutti. Però, no, non è venuto fuori niente. Anzi, credo che non sia neanche in programma momentaneamente da, da aggiungere. Però, è una di quelle cose pure che, che io comprendo poco, nel senso che stiamo parlando di. Forse visto... si parla di spazi, non lo so, e dico una cosa forse di spazi di paddock. Perché comunque l'italiano è importante oh, il paddock. Eh? eh ho capito, ma ci va la superbike, che là ogni. Eh, ma ogni la superbike è un altro tendopoli delle 300, la A1 600, i trofei, hai capito? Guarda, che il, CIV, il paddock è grande. No, no, ma infatti, mm. ti ripeto, io sono, sono. Però sono sorpreso da questo, perché sarebbe il modo finalmente di dare al CIB un. Una gara in più, un circuito in più in cui c'è la tabula rasa per quanto riguarda i test. Perché, ovviamente, in pochi ci hanno girato con la moto. Ci sarebbe modo comunque di avere un nuovo circuito, quindi dare anche la possibilità a piloti che magari. Oh, adesso è troppo andare a Cremona perché vedo, apro Instagram, fanno tutti il record, fanno questa eh. eh. roba. Record a cogò. Ci sono. Beh, se il record è zero all'inizio è abbastanza facile, insomma, continuare a fare record fino a che non. Già solo che si sistema l'asfalto, oh. già levi un secondo. Ho fatto, ho fatto la mezza maratona con Alessia questo quest inverno, yes. appena l'ho finita mi è arrivata la notifica, hai fatto il tuo nuovo record e cazzo la prima, no? Vorrei più vedere, sono buoni allora tutti più o meno Vabbè, però ti tieni il buono record per l'anno prossimo così lo devi battere e risolto esatto. il problema, no? Esatto okay. Va bene ragazzi, vi lasciamo tornare a casa grazie per essere stati con noi, grazie Ale grazie a grazie, voi grazie ciao, e ragazzi. ci attendiamo dopo la prossima ciao, gara Ciao, ciao salutate Ciao Ciao, ciao, ciao. E quindi, Pitti, giustamente... C'è sfuggito, io stavo dicendo Bernardi, stavo tornando nel 2020 probabilmente. Bernardi quando l'ha vinto nel 2020 la Supersport? Sì? Se non sbaglio? Ora vado a memoria. Sì, sì, eh, secondo bra. me, sì, secondo Se me lui. Io ho un problema con la memoria e soprattutto con l'insieme. Ma non sei l'unico? Che... Eh, eh, Ave, ma io ho dà per poter dire una roba del genere. Ciao Giulietto, benvenuto. Francesco Panebianco, ti saluta, grande Matteo. Allora, e... Ciao Fra! Allora, il problema, ripeto, ne parlavamo anche con Max, il problema di Michele Pirro è un problema che esiste solo ed esclusivamente perché è Michele Pirro, ovviamente, nel senso che un, un pilota che continua a vincere mondiali, ricordiamo, eh, mondiali, che continua a vincere i campioni italiani, ricordiamo, l'ha perso due volte, uno con Lorenzo Zanetti, Do, che comunque insomma voglio dire è un altro di quei piloti veloci che viene da titoli da, da campionati mondiali, che è test ufficiale Ducati, insomma, che ha tanta esperienza dalla sua e l'altro l'ha perso un altro ha perso con eh, l'orisava quindi con lorenzo Savatori, che è il tester MotoGP gp della briglia e poi un per un'irregolarità tecnica è inutile anche citarla una roba del genere perché era, mi sembrava un 3 mm su una valvola d'aspirazione, una sciocchezza proprio però diciamo che veramente Michele tolte queste eh, occasioni in cui è arrivato un pilota che effettivamente proveniva alternativamente o dalla MotoGP, gp quindi dal suo stesso paddock o comunque aveva Abbastanza esperienza, abbastanza chilometri sotto le ruote per gli altri, è stato fino adesso difficile quando è impossibile batterlo. Ale è uno dei pochi che ci è riuscito insieme a Luca Bernardi, Ale secondo me, il suo problema principale è il cambio di moto ogni due o tre anni. Che non gli permette poi di portare avanti un lavoro lungo te ha un di Michele? No, sì, e tutto mh, dipende anche dal budget, perché se il budget puoi girare, Michele gira costantemente in pista. Se, no, noi non stiamo mettendo, specifichiamolo perché poi magari passa il messaggio sbagliato non stiamo mettendo in discussione il talento di Pirro che se è con l'auditore vale, ufficiale è, arrivato, Gatti, è uno è, di quei talenti esatto, che ti permette di è un, talento, fare il 10, eh. è, è un talento che rende impossibile quasi per tutti lottare per la vittoria nel CIV quindi è, è, è giusto che anche il migliore il pilota migliore con il pacchetto più competitivo riesca a vincere però è un dato di fatto che se c'è lui le possibilità di vittoria si riducono del 99% per tutti gli altri e ci sono pochi pochi piloti che possono mettere le ruote davanti, uno di questi è Del Bianco però Del Bianco, lo ha spiegato non ha il supporto di Casamadre Ducati per dirti alle spalle sono tutti, sono tutti fattori che vanno messi insieme e da lì poi nasce anche la differenza prestazionale perché credo che il talento di Del Bianco non, 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 anche il talento di Del Bianco non si possa mettere in discussione eh, dipende no, no, tutto, no, è no, tutto no. un contorno, è un quadro che poi va a creare quei due secondi di differenza che domenica ci sono stati sul traguardo tra Pirre e Del Bianco. E in tutto questo, giusto per insomma andare, abbiamo un commento, un suggerimento al backdrop. E non possiamo dire di chi, però, giustamente ci manda l'elenco dei vincitori della Supersport Italiana. E poi passiamo al prossimo ospite, dove c'è l'anno scorso, ave, eh, Corsi, l'anno prima, Nicolas Spinelli, che adesso sta correndo nel Mondiale. Ci ha preso Super Bernardi, Sport. eh? eh? A Bernardi l'ho preso, almeno quello eh, esatto. Nel 2020 Bernardi, nel 2019 Gabellini. Che peraltro, infatti, si è fatto mondiale Superbike e adesso anche mondiale Endurance con la Honda. Quindi, diciamo che comunque poi da lì è vero che qualche pilota riesce ad arrivare al mondiale. Ma siamo tutti quanti in attesa di qualcuno che riesca effettivamente a sovrastare Pirro per più di un anno consecutivo. Ma io, ma domanda no, no. è presente il prossimo ospite? Sì, ah, allora niente, no. Volevo parlare della polemica della C-Racing Team. Per la facciamo, lo eh no. facciamo subito dopo perché questa anche è anche interessante. Però io intanto vorrei andare subito con il prossimo ospite per non trattenerlo troppo, ma soprattutto perché io ho un immenso piacere ad averlo. Quindi, Giulian, se ti va, noi qui con noi questa sera abbiamo: Dov'è? Giuli? Danilo Petrucci Ciao, Dani, come stai? Ciao, Danilo. Non lo sentiamo, ah, aspetta, però non ti sento perché non ti sento. Forse è mutato, no? no non è mutato. Vedo... rimettilo sa, prova Uno, adesso. Sassa, sa, prova, ci senti? E noi non e ti noi sentiamo, non, non c'è l'input. <ride> va sì, va, va bene, va bene. <ride> e cucciolo che È il bello della diretta. È il bello della diretta. Liamo in diretta, niente registrato. Se non, ma no, eh, proprio, le... Cara, noi, noi le registrazioni ci fanno veramente schifo, potremmo sì, farlo sì, tutta sì, la sì. vita ma noi le registrazioni fanno schifo anche perché permettiamo a tutti di partecipare intanto che Danilone si ricollega, io volevo salutare Gianluca, Stefano Alessandro, Francesco, Giulietto, ragazzi, grazie per essere con noi. Ovviamente, adesso Darino si ricollega e procediamo insomma con le domande. Perché abbiamo una Superbike. Vitti, dai, intanto scaldiamo un po' l'ambiente. Una Superbike in cui quest'anno, nelle tappe che ci sono state fino adesso, c'è sempre stato almeno un pilota italiano a podio in tutte le gare. Ma ah, vuoi fare il nazionalista allora? Io sono un nazionalista e noi fare... che ci prendiamo in giro. Per me, Pedrux è il cuore nostro. Me lo rimetti dietro vediamo se funziona, Giuli? Adesso? Adesso? Adesso sì. Adesso sì. Ciao Dani ciao, come stai? Ciao Dani. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Tutto bene? Benissimo, benissimo, grazie. Molto bene. Senti, parlavamo un secondo di questa situazione in cui quest'anno per la prima volta nelle prime due tappe abbiamo avuto un italiano sul podio sempre e uno è tutto merito tuo perché altrimenti non ce l'avremmo avuto che okay? ovviamente era due di Philip Island insomma. C'è è, l'Italia se desta veramente il mondiale superbike in questo frangente. E io, io sono contento di correre in Superbike soprattutto sì, se guardi la classifica ci, so, ci sono Bulega c'è Locatelli ci sono. Io, c'è Iannone c'è Rinaldi, ci sono tanti piloti molto veloci che possono ambire a qualcosa di, di buono e io, c'è tanta, tanta Italia? Mi piacerebbe che lo, lo sapessero tante più persone, perché comunque tanti italiani su Ducati e tanti italiani in generale, quindi è, secondo me è molto bello da vedere. Sì, abbiamo visto allora. Siamo un pochino combattuti, nel senso, noi abbiamo visto una Philip Island un po' particolare. In realtà, Philip Island ogni tanto ci abitua a queste gare inframmezzate perché si mangia le gomme, no? Io mi domando come sia possibile che dai tempi di Bridgestone in Moto GP c'era questo problema, ancora non l'abbiamo risolto e certe volte continua a capitare, continua a esserci. Questa cosa. Io onestamente non capisco come sia possibile che così. Eh, è un tracciato: Philip Island, è un tracciato molto vecchio stile, non ci sono più quei tipi di, di curve adesso nel mondiale, fa molta fatica a trovarle. Eh, e ti sento molto una... triste per questo, Danilo. Eh, molto, molto, molto perché comunque è una di quelle piste come magari può essere eh, il Mugello, può essere eh, Assen, ne, in delle parti, che comunque sono delle piste che, che seguono l'andamento naturale delle colline, ci son, non ci sì. sono curve fatte al computer per far sorpassare le macchine. Eh, poi ci stupiamo che a Filippina ci eh, sono sempre le gare più belle dell'anno. Eh, il problema è che è una pista fatta per le moto, non è fatta per le macchine. Adesso le piste moderne sono fatte tutte per le macchine per far sorpassare le macchine, ma le moto non è che hanno, hanno questi grossi problemi di sorpassi. Anzi, più curve fai, più le fai veloce, più hai la, lasci in modo di interpretare delle linee. No? Eh, se fai delle curve molto squadrate. Eh l'angolo di corda è quello allora c'è da, da un lato ovviamente c'è un fattore di costi le organizzazioni quando costruiscono i circuiti vedono di buttare dentro più campionati possibili perché altrimenti poi dopo lo sappiamo tutti a parte il Mugello che è una delle poche istituzioni italiane che effettivamente ah, a livello economico ma... è positivo le altri sono tutti in perdita sì sì no ma non è non è assolutamente una perdita il, non è assolutamente una critica nel senso che è il mondo automotive è molto più grande, ci sono tante più persone che girano con le auto piuttosto che con le moto e le auto non hanno bisogno di tantissimi spazi di fuga, non hanno bisogno di un grandissimo asfalto, non hanno bisogno di... che la pista non ci siano buche quindi è molto più facile far girare una macchina che una moto, è, è normale. Oh, scusa. È... Tra l'altro Danilo stai dicendo tutto questo quando in questo weekend si correrà a Austin e io vorrei vedere appunto i monoammortizzatori delle MotoGP ah, <ride> esplodere ad Austin e non le buche di Austin. È terribile, è terribile, Austin è veramente terribile, cioè con la MotoGP è una roba veramente oscena. Ma perché non la rifanno? Perché, perché come al solito riasfaltare è un costo, giustamente le macchine più l'hanno riasfaltata, più ma sì, l'hanno ma... asfaltata molto. Ci hanno, spiegato, ci hanno spiegato che Austin la pista dove nasce un po' tutto il Texas è molto argilloso e quindi il sottofondo tende a muoversi molto, quindi anche quando è stata riasfaltata, è stata riasfaltata sopra i bump sopra gli avvallamenti, e a Austin è una pista dove con la MotoGP eh, stacchi su tutte e due le ruote cioè ci sono dei punti in cui salti con la, salti di pochi centimetri però comunque salti e con una moto che è rigida come un'asse un da stiro non è proprio una sensazione <ride> cioè, ma ganzissimo per niente. <ride> è, un po', è un po' come il Mugello quando arrivi verso la San Donato, sei arrivato un po' alle grotto, e all'ultimo scollinamento, genericamente voli radente non è più una eh, è un appuntamento da... con Dio ad ogni curva Alex eh, veramente? Eh, qua, eh, eh, eh. Non ho intenzione di mollare il cazzo finché non vedo Dio, una bandiera a scacchi. Esatto. È... No, e è che davvero. Dopo loro ne hanno fatto loro nelle tantissime safety commission che abbiamo fatto, loro dice: è una caratteristica. E effettivamente è proprio un rodeo perché specialmente la prima parte fino alla curva 11, cioè quella prima del rettilineo lunghissimo del back straight è veramente sei a cavallo di un toro meccanico perché tra cambi di direzione, cioè c'è sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra per 11 volte e in mezzo tra i sinistra e i destra ci sono le buche cioè, quindi fai sinistra, buca, destra, buca, sinistra, buca, buca. destra, Devi andare a, buca, devi andare a buca, tempo, buca. È, un po', è un po' come un dettaglio... Devi andare a tempo, allora, devi morire nel momento giusto, sennò la tiri praticamente. La cosa curiosa di questo fine settimana, poi ritorniamo torniamo, parliamo ovviamente di Petrux della sua avventura in superbike, è che, che come gara di contorno alla MotoGP ci saranno le Harley del Moto America. Allora, io quella è Gregor. una di quelle cose che io... E è l'apoteosi del, dello perché... spettacolo. Cioè... C'è que questa cosa a Roma si chiama la cafonaggine no? Che sì, è sì. il livello di ignoranza nel, nell'Emilia Romagna. Si chiama ignoranza: è il livello di ignoranza che una determinata cosa può raggiungere. Ecco, quando hanno fatto questa cosa, l'Early Davidson, che peraltro è Harley Davidson, sono i custom, quindi Harry Davidson contro Indian, sì. peraltro sono due fra le marche più storiche al mondo. Harry Davidson è stata la prima a produrre una motocicletta. Quindi parliamo anche di un racing eh, di livello storico. Ma è l'immagine totale dell'ignoranza che si può ottenere. È una fra le cose più belle mai viste ed è sfortunatamente anche questa un po' come la Superbike, un po' come poco pubblicizzata, cioè Vabbè, ma è, un... è molto di nicchia, cioè, ma non tanto è di nicchia, tanto Ma perché di nicchia. non è per gli... non è... allora quella è una tipologia di gara, ragazzi, che non è per i possessori di Harley o di Indian. Guardate bene, il possessore medio di Harley o di Indian non gliene frega niente di correre perché ha 380 kg di moto con altri <ride> 250 kg fra moglie e borse che di correre onestamente non gliene frega niente. Quella roba là è fatta soltanto per dare ai piloti un altro modo per sfogare la, tutta quella dimensione. Sì, sì, vabbè, indubbiamente. Barra indubbiamente. stress, barra voglia di distruggersi con qualsiasi cosa gli capiti sotto mano, no? Ma eh, cioè, eh, l'ha vissuto bene quel paddock che, che da vicino ricordo <ride> Quell quell'anno. E purtroppo in tutto quello che raccontate sotto c'è una. Eh, come dire un minimo comune denominatore che è comunque la persona americana che va a vedere le gare con quella moto lì e l'americano che va a vedere quella quelle gare del moto america con quella moto lì si fa quattro ore di, di moto per arrivare lì o due ore tre ore quattro ore con quel tipo di moto e vanno a vedere le gare perché magari nel suo stato, che magari può essere il Minnesota o può essere l'Alabama, nel... cioè quell'evento lì è l'evento dell'anno, sì. nel senso che la, la città più vicina è a otto ore, quindi magari per loro quello è l'evento dell'anno. E ti posso dire che quest'anno ci sono più piloti a correre i Buggers, che sono Indian e Harley, sì. Che è quelli della Superbike, cioè tanti piloti della Superbike, sono andati a correre con i Buggers, Anche perché ti posso dire che i piloti ufficiali di Indian e Harley Davidson, non dico le cifre, ma prendono molto più dei piloti della Superbike mondiale. E questo vi fa capire. Dovevamo fare diciamo, fa un attimo, tentennale. <ride> io, di... io non riesco a capire è meglio fare eh, un, mondiale, un mondiale Superbike oppure fare delle gare da otto giri una volta tantum con dei rospi e ti pagano bene. Pure bene. Eh, ma infatti guarda Vedrux a livello economico uno non può dire che tu abbia fatto la scelta giusta. Deve essere... <ride> no, io no, a livello economico non ho fatto la scelta giusta. <ride> però però l'ho fatto a livello di, di cuore, no? A livello di, eh, di... di tornare in un team che mi ha lanciato in modo GP. Ecco vedi, ce l'ho so qui poi su so, so... sì, sì. Barney. Eh, comunque ho detto, se devo fare le gare, devo farle con un team al top, in un campionato al top. E Barney mi ha dato fin dall'anno scorso la moda ufficiale, il miglior team che poteva darmi. E quindi ho detto, va bene, tanto io non è che ho fatto mai il pilota perché volevo diventare ricco, ho fatto il pilota perché volevo arrivare prima di tutti. E quindi penso che... o andare soprattutto più forte di tutti. E penso che una moto ufficiale nel campionato mondiale Superbike non la puoi rifiutare al di là dei, dei soldi. No, e no. Poi più comunque non sarei stato bene con me stesso non a chiudere la carriera senza aver provato a vincere una gara nel mondiale Superbike no infatti questa è una di quelle cose che insomma stiamo tutti quanti attendendo c'è un processo di apprendimento ritorniamo un pochino sul mondiale superbike perché tu attualmente andando a fare i propri conti della serva sei sesto a quattro punti da Andrea Iannone e diciamo che i primi quattro hanno fatto già un pochino di differenza su di voi questo dipende in parte da alcune cose intanto io sono anche contento di vedere BMW finalmente un pochino all'opera io sono un appassionato del motociclismo prima ancora i marchi di piloti mi piace vedere più case possibili combattere per titoli, per eh, podi e tutto quanto, quindi sono contento quando gli investimenti particolarmente elevati, infatti la BMW negli ultimi dieci anni che non hanno mai vinto niente praticamente, finalmente hanno un certo grado di ritorno, soprattutto perché questo apre anche la possibilità a nuove selle ufficiali che si potrebbero aprire. Tu dal canto tuo ovviamente, io immagino che la moto di, eh, di Marco Barnabò sia Potenzialmente una fra i ducati migliori lì sul posto. Il problema è che di ducati migliori ce ne sono tantissimi perché abbiamo visto comunque anche quella di Andrea. Iannone andare molto bene. Abbiamo un Bulega che è esploso, onestamente, che durante i test ci ha fatto vedere delle buone cose. Ma sappiamo tutti che i test e poi le gare sono due cose molto diverse, no? E invece, pure Bulega è riuscito a colmare un pochino quel buco che ha lasciato all'inizio un Bautista che adesso sta cominciando a trovare la quadra dai 6 kg in più che gli hanno accollato sulla moto. Quindi, io ti chiedo, no? Quanto è difficile un pochino fare la differenza in un gruppo di ducati che potenzialmente essenzialmente secondo me hanno i migliori piloti che attualmente ci sono sulla griglia e che tutt'altro che sfigurerebbero anche in modo GP ehm, difficile difficile fare la differenza per, però e, è stato compiuto per quanto pensavo non fosse possibile è stato compiuto un passo avanti nelle prestazioni dall'anno scorso cioè nel senso Bullega col suo modo di guidare ha alzato il livello perché mm. pensavamo che Bautista con il suo modo di guida, con il suo peso fosse imbattibile è arrivato Bulega e ci ha fatto vedere che si può guidare la moto in un'altra maniera ed essere efficaci lo stesso e io quell'anno che ho fatto in America con questa moto e le Dunlop e quegli asfalti lì non mi ha aiutato perché soprattutto per la prima metà dell'anno dell'anno scorso io cercavo di guidare la moto come l'avevo guidata in America che era, ero veloce, ma c'erano altre gomme e le Pirelli non favorivano questo, questo stile di guida. Mm -hmm. Come faccio io a spingere molto sulle gomme, a frenare forte, ad accelerare forte? Le Pirelli hanno, sono delle gomme che ti permettono di, di, di portare la velocità, di, di, si muovono tanto, hanno un grip. Cioè, Sono delle gomme veramente mm -hmm. eccezionali. E però vanno saputo usare perché rispetto alle gomme da corsa, ricevi molti più feedback, mm. cioè che significa che tu dalla gomma ricevi molte più informazioni. Sostanzialmente senti molto di più quello che accade. Che da una parte è buono, da una parte è peggio perché senti molto di più, ti, tante... ti, ti può influenzare per quasi per, per, quasi <ride> come per cadere, senti tutti i movimenti. Io faticavo molto perché sentivo che in frenata non potevo frenare rispetto a come facevo prima, eh, perché sentivo molto che mi si muoveva davanti. Poi ho cominciato a capire che sì, si muoveva, ma non cadevo. Tieni. <ride> Però il fatto è che andarci sopra, quando te arrivi a una frenata al limite, che sei dritto, la modo di traverso ti si tira su, cominci ad inclinarla con i freni ancora a 10-11 bar, che è una bella frenata, dici con lo sterzo che ti fa così, dici terrà. La faccio eh, o non la faccio? Pensarlo è un conto, poi dopo portarci eh, po il A dirlo così dici vabbè dai, tiene o che non ci, tiene. ci provo. Eh, però il problema è che dici tiene, la volta dopo che dici terrà, sai già che scivoli per terra. Eh, e, quindi, certo. e poi in realtà, in realtà eh, tengono molto. E puoi percorrere tanto veloce, puoi accelerare tanto, sicuramente sono delle gomme che non favoriscono i piloti pesanti. Questo, ma perché di costruzione okay. proprio di gomma sono delle gomme molto prestazionali. Eh, però diciamo io quello che soffro un po' è il, la, l, come, la, la gomma che si deforma un po' con il mio peso, mm. e okay. per questo riesco ad essere un po' più veloce quando le gomme si consumano, perché comunque la carcassa, eh, non avendo gritto, si, si muove per tutti. E quindi riesco ad essere veloce quando invece c'è grip, a me mi lascia molto veloce perché si deforma e la gomma, deformandosi a un certo punto, non tiene più e mi, mi parte una travata molto repentina che, soprattutto, mi fa perdere molto mm. energia. Questo succede spesso nei giri veloci, nei primi giri di, di gara quando provo ad accelerare come gli altri. Ci ho messo un po'. Più di metà anno a capirlo, adesso ho capito che devo lasciare un po' prima i freni, fare una moto che mi permette di percorrere di più e di prendere il gas più piano, di tirarla su, e essere un po' più, più morbido. Infatti un pochino il punto dove ancora ti siede un pochino in svantaggio sono le sprint race dove comunque è, è tutto subito le gomme comunque sono nuove quindi offrono sia quella sensazione di grip soprattutto al posteriore che però poi dopo comporta proprio questa cosa ovviamente ricordiamo anche per gli appassionati che ci seguono le Dallop hanno una carcassa ah, le gomme sono composte da carcassa e da mescola da battistrada diciamo la carcassa nell'etalo è nettamente più rigida quindi il feedback che ti dà è, di, è ti dà più sostegno effettivamente È altrettanto irribile, sì. che flette meno e quindi devono far lavorare di più le sospensioni tendono a consumarsi un po' di più e soprattutto coprono un po' peggio gli avvallamenti una gomma un po' più morbida come la Pirelli tende a coprire a copiare un pochino di più l'asfalto ma a muovere tanto il che fa perdere quella che si chiama tecnicamente direzionalità alla moto. Se, se ci metti più tempo e entrare dentro la curva hai perso decimi che nel mondiale superbike si lavora sui centesimi e quindi i decimi sono sempre complicati poi da recuperare, questo è anche un pochino appunto il problema Dani pure a serbatoio pieno a gomma nuova insomma quindi proprio tutto quello che succede una street race sì esatto esatto il tallone il talone Beh, è la... super la... pole race aspetta perché sennò poi vengo esatto, dal esatto. super pole eh, race ah. esatto è proprio, è proprio quello che, che, che succede comunque attualmente con, eh, con il tanto peso che ci metto sopra quando c'è molto grip quindi la gomma tiene molto che va sfruttato, eh, diciamo. Se riesco a guidare da solo, riesco anche a sfruttarlo. Questo, questo in più, però, quando invece devo aprire dove aprono gli altri, che magari frenano come la Superpole Race, freni molto forte, ti fermi a centro curva, riparti mm -hmm. e così. Io non riesco a fare le, quello che, che sono le mie linee, faccio un po' più fatica. Sicuramente, la Superpole Race è dove devo migliorare. Così come il giro singolo, però. E, mh, è stata una questione più di episodi Australia e Barcellona. La qualifica abbiamo fatto o abbiamo fatto degli errori e non sono stato abbastanza incisivo e non ho preso, non ho preso il momento fatto bene. Dovrei essere eh, un po' più, come dire. Uh, cioè, provarci più da solo senza stare a pensare un po' più al treno, quell'altro, anche perché okay. poi a Barcellona ho fatto l'FP3 tutto in testa. E siamo usciti che praticamente metà della griglia stava a aspettare noi e quindi, <ride> <ride> quindi da che possiamo passare da aspettare qualcuno. Dici, vabbè, tamo, e abbiamo visto praticamente tutta la griglia che è venuta fuori dietro, dietro di noi e poi fare trovare il buco in mezzo a dieci piloti ci provo io, no, ci provi tu. No, vai avanti te che a me mi viene da ridere, e, e parti lì, provi e ho trovato Vandermarker che mi ha preso la scia la prima curva e mi ha buttato fuori. <ride> non e... la situazione ideale, direi: non no, è una la, la prossima volta no, mi faccio i cazzi miei giusto <ride> Tutto così. Ma... Se Danilo, dentro... non so se... Ah no, vai Alex, vai, vai tranquillo No, vai, vai tu Pitti ah, no, okay. qualcuno... e Alla luce di, di quello che hai detto, no, appunto, sembra che quantomeno hai inquadrato il problema che sì. rappresentava è rappresentato il tallone d'Achille Assen, come la vedi come pista? Bene, Assen, assen vorrei, vorrei risalire sul podio e, mh, è una delle mie piste preferite è una pista dove non ci sono par particolari ripartenze che anche quelle comunque mi, mi sfavoriscono perché per quanto puoi essere bravo o, o no comunque fermare un peso e farlo ripartire è sempre un po' più complicato che invece che un peso lanciato ad alta velocità e quindi è normale è una delle mie piste preferite perché mi sono trovato abbastanza bene non ci saranno quei problemi di gestione gomma che ci sono stati in Australia e a Barcellona Mm -hmm. Quindi, io la vedo positiva, eh, incrociando le dita, penso di essere veloce, okay. no, anche perché quest'anno la competizione della superbike e, 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 si è alzata. Quindi è sempre, devi dare forse qualcosa in più, no? purtroppo, purtroppo conta più la qualifica. Perché se guardi il passo, gara che c'ha il quarto e c'ha il decimo. È uguale e sì, sì. capita che parti prendi tre secondi i primi due giri e ti porti dietro quei tre secondi per tutta la gara e come ho detto tante volte ci sono secondo me almeno 12 piloti che possono far podio solo nella prima gara eh, sono sì. saliti sul podio sette piloti diversi secondo me ci sono almeno 12 piloti che possono far podio e questo, quindi, fa, capire... Eh, questo fa capire il fatto che se te parti decimo Devi fare sei sorpassi e arrivi intorno al quinto, che invece non ne ha fatto nessuno. Che sta lì a gestire la gomma, e te arrivi trafelato. La gara è finita, non hai più le gomme, non puoi più fare niente. Sì, sì, sì. sì. Che poi... È un po' una questione, Alex. Hai visto quello che succede in MotoGP dove forse abbiamo le estremizzazioni dell'importanza dell della qualifica in versione ridotta? È estremizzato ormai. Si calcolano più sempre più cose. Riesce a calcolare sempre più cose. Riesce a calcolare l'accelerazione che ha la moto in base mm -hmm. al grip che, sulla, che, che ha la gomma per terra. E quindi è normale che se te fai otto sorpassi. Per fare otto sorpassi almeno ci provi 10 volte a sorpassare. Eh. A sorpassare 10 volte significa, significa che prendi la rincorsa dentro una curva per 10 volte, cioè, significa che te la curva, prima dove fai il sorpasso, devi farla tutta sulla ruota dietro per prendere velocità su quello davanti. Uno, due, tre, quattro, cinque volte. Alla fine lasciate quattro letti di gomma. Eh, arrivi, lì, arrivi lì e dopo la moto non accelera più ma com'è che, che, com che non motivo. gira la di ruota no, di dietro gira gira ho, ho gira lasciato gira. la gomma ho lasciato la gomma in giro per la pista l'hai grattugiata esatto. Senti, eh, sì. Dani, in realtà non è soltanto poi Assen perché poi dopo Assen abbiamo allora, da un lato abbiamo il problema che qua ogni volta che uno vi vuole vedere correre deve aspettare un mese e mezzo e vabbè non lo dico un'altra no, volta altrimenti, tipo, vengo, eh, eh, anche io difficile. sono stato molto polemico su questo Beh, eh, guarda, io proprio poi a un certo punto prenderò una denuncia, però di buono c'è che dopo Assen c'è l'Emilia Romagna, quindi abbiamo Misano che è un altro di quei circuiti, insomma, a parte ovviamente la gara di casa, perché tu conosci bene secondo me quello un pochino più problematico potrebbe diventare forse Donington e poi dopo quella specie di cartodromo che io non amo per niente, che è eh, la Repubblica Ceca, lì. no? Che io purtroppo ah, Repubblica Ceca, è, è vero, perché questo lì dopo mostro. Ma quindi... io invece sono abbastanza positivo perché Donington, Repubblica Ceca l'anno scorso sono stato sul podio e mi sanno anche mh, stavo lottando con Toprak quando sono caduto in gara 1, poi domenica ho fatto un arrosto a ho centrato le buone. mi sono quasi rotto il femore, eh. però mi sanno è stata l'anno scorso la prima gara dove sono arrivato davanti dove son, mi sono rivisto davanti, quindi le vedo tutte abbastanza positive le prossime. A, a te piace Most? Cioè, mo ne sale, a, a, a parte me... Allora, venendo dall'America... è una, Beh, perché una, è una tossata, potenzialmente. Ma più che altro, sì, più che altro hanno rifatto l'asfalto, quindi c'è un grip della Madonna. E... mi piacciono le viste un po' vecchio stile, curvoni veloci. Certo, ci sono le vie di fuga un po' vicine. Eh... eh però, però, ti posso dire che la qualità dell'asfalto è buona. Viene tante, vengono tante persone. Perché, comunque, è... siamo andati a correre a Barcellona e non c'era veramente nessuno. Cioè, Ma Mi dispiace tanto. No, eh, quello è il problema. Immagino Però, che il problema sia no, stato eh, anche la MotoGP, il pro... no? E il problema è che quel giorno lì, quel giorno lì a Barcellona c'eravamo noi, a Madrid c'era il mondiale motocross e a Portimao c'era la MotoGP. Mm. Eh. Io, lo, lo, cioè, da quello che ho capito, poi, comunque, io penso che. Mm, io non penso che sia impossibile fare una domenica alla MotoGP e una alla Superbike Dai, guarda, eh, io ma io non, non lo capiscono partire, non lo capiscono che sono io problemi, adesso non lo so partire, ma penso che dando la, alla, alla MotoGP, dando la priorità alla MotoGP io penso che la Superbike si mu può muovere in base alla, alla MotoGP io in modo che ma, da appassionato di... perché io pago, io pago il viso passo della MotoGP, del Supercross, della Superbike del Motocross di tutti, cioè, mi piace guardare le moto e non capisco perché eh, uno debba non possa fare da appassionato una domenica alla Moto GP, una domenica alla superbike. No, ma cioè, poi mi piacerebbe fatto... nel mio mondo dodici ideale. Mi o oh, 12 tappe, ragazzi. Dodici, dodici Metti weekend. che vuoi fare anche il mondiale endurance. Il mondiale endurance ha 4 tappe. Quante sono in concomitanza? Tutte, con il, con il Tutte. Oh, ma le buste e tu ci Non le puoi sono, fare sono... Sono una cosa pazzesca. Io, eh. mia, mi, mi, mi dispiace, ma quest'anno sono riuscito a fare pure la 8 ore in concomitanza con, con MOST. Quindi, anche se i piloti di Superbike, anche se qualcuno esatto. che guida una Superbike vuole andare a correre con la Superbike, perché a Suzuka si corre con le Superbike, vorrebbe andare, non può. Non può. È proprio, guarda, ma è. Vabbè, però poi dopo divento io veramente quello polemico. Sì, no, che... dopo ci sono sicuramente eh, io devo far sempre cioè nel senso io faccio i complimenti a, alla Donna per quello che ha fatto in tutti gli anni ci devono essere sicuramente delle cose dietro che, che non sappiamo ma, cioè da quello che so io pagano molto i circuiti per far correre la MotoGP quindi e... secondo me si potrebbe trovare un modo per non farle concomitanti ma perché penso che avrebbero più spazio entrambi poi è normale, il, la MotoGP la guardano tutti. La Superbike solo l'appassionato. Tuttavia, però, penso, però il valore dai, della Superbike non cresce mai mi, se tu continui. Alex, a dare però, torna, in stessa in ha detto, e... torna stessa: ha detto che la Superbike è considerata come una Serie B. L'ha detto Dorna, ah, l'ha detto eh, Elena, eh. dice, Purtroppo, perché noi, noi appassionati, io preferisco la superbike alla MotoGP, per dirti. Eh, ma, però... nessuno, ma nessuno dice che la superbike non possa essere, va bene, va bene, è la Serie B, fantastico. Ma comunque è un asset, cioè, anche a livello economico, no? Tu, Dorna, ci fai dei soldi. Quando tu la dai a un circuito qualsiasi eh sì. e gli dici, guarda, però nello stesso weekend ti ho messo la MotoGP a, a 250 km là, ma quel circuito, ma come la devi prendere? Ma mi stai prendendo per il... Cu eh, in giro? Cioè... Non evidentemente non si, a, a, hanno visto che comunque a entrambi andasse bene e a, a me dispiace perché è una situazione bruttissima cioè vedere la Catalunia come diceva Danilo con le tribune vuote ma quello è Barcellona ragazzi eh. ma il no, circuito, vedere è vedere Barcellona, è Barcellona con, Spagna. Eh, con un campione del mondo spagnolo e le tribune Beh, vuote è, eh, 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 è veramente avvilente cioè io ma è assurdo cioè... Cioè tu là c'hai i Lecu... allora, diciamo che non vengono degli te C'hai Iker Lecuona che viene dalla MotoGP C'hai eh, Alvaro Bautista che ha vinto due titoli Cioè io Non so come si possa fare una cosa di... E riescono comunque a rovinare pure quelle poche cose Che fanno bene Perché poi qualcosa di buono e vero è stato fatto La Superbike comunque ha un periodo Anche a livello regolamentare per... bene In cui tanti sono per... tenito, poi... Io penso per un appassionato la Superbike è fighissima Perché te puoi entrare nel paddock Vedi i piloti, gli puoi chiedere una foto Bravo. Ci sono tanti, son tanti espositori. cioè, puoi vedere altre moto, puoi vedere degli espositori, puoi vedere i piloti, puoi e vedere. E poi il bambino ti paddock. costano meno. Teneva in giro per tutto il paddock. La gente è più amichevole, esatto. l'ambiente è più familiare. Ti fai le foto. Il bambino vuole salire. Io sono riuscito a mettermi seduto su una super Superbike mentre stava al box. Non lo dovrei dire, però, te lo fanno fare. cioè, <ride> al bambino di sei anni che vede la MotoGP da due chilometri e mezzo di distanza perché hai dovuto prendere l'ultimo posto al Mugello e quindi praticamente non vedi niente C'è cioè anche la Superbike è un ambiente pure un pochino più sano che, fa che dà un pochino ancora un po' forse i valori del motociclismo quello insomma storico quello che piace un pochino più ai motociclisti e non soltanto a chi va in pullman agli autodromi. Comunque volevo chiudere perché poi dobbiamo lasciare Danilone in pace okay. Dani un commento su Cremona invece perché c'è questa aggiunzione in Italia particolare ci piace un pochino l'idea però volevamo capire da te come l'hai vista aspetta aspetta, aspetta. Mi, senti, mi senti, mi senti, mi senti sì, 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 scusa eh. mi sono connessi da niente agli auricolari <ride> eh, Cremona Cremona, io penso che sia una buona cosa perché secondo me la Superbac deve andare in posti dove non è stata Cremona secondo me raccoglie tante persone dal nord Italia e secondo me è una buona, una buona cosa io sono stato anche a Rieca la settimana scorsa e anche lì hanno la volontà di poter fare un circuito ci sono delle modifiche da fare però io essendo uno dei componenti della safety commission eh, sono andato lì, ho visto e adesso dovrò riportare tutto quello che si potrebbe fare a Rieca perché c'è cioè, comunque ehm... Ci sono tanti circuiti che vorrebbero la Superbike, ma magari non hanno le omologazioni che vorrebbero farlo e tanti che invece noi vorremmo andare a correre lì, ma non gli interessa niente. E Cremona, secondo me, ha fatto una cosa buonissima perché ha fatto un piano di investimenti. Arriveranno e secondo me, io spero che verrà tanta gente a vedere, a vedere la gara a Cremona. Io penso che sia poi, peraltro, nei quei circuiti diciamo un pochino più piccoli, dove anche è anche più possibile vedere più parti di gara venendo sì, dal circuito. Alcuni nel senso, io per tante cose, eh, farei una, mh, diciamo, avrei una filosofia diametralmente opposta, cioè che quella che è un po' quella che all'inizio potevi dire dell'America, dell comunque in America mm -hmm. eh, si corre con delle moto che usano. Perché ci sono anche i Super Hooligan che corrono con le naked. Bellissime, ci sono sì. i buggers che corrono con, con i buggers. Cioè, gli appassionati sono più portati a vedere la loro moto. Secondo me, è una cosa che non è totalmente da copiare, ma è da seguire. Perché secondo me, continuare ad andare appresso ai tempi della MotoGP a fare delle moto sempre più veloci, ti fa sì che tanti team privati non possano più comprarci una moto competitiva quindi non stanno più davanti e quindi perdono uno sponsor adesso le, le superbike secondo me costano troppo mm. per dei sì, team esatto. privati che vogliono messo cioè, è normale che uno sponsor se tu no, non hai una, una Ducati e sei sponsor di un team satellite che non ha una moto competitiva perché ti dovresti dare i soldi I più, delle se fai delle moto veramente più vicine alla serie che poi le case sono d'accordo e non sono d'accordo però Mm, non penso che in questo momento sì, c'è, ci sono BMW Honda tutti stanno spingendo molto per i loro pro prodotti di serie, chiaramente anche in Superbike. Però io penso che bisognerebbe un po' più avvicinarsi a quello che usa la gente adesso. Cioè comunque adesso la superbike, la moto in generale è molto costosa, io la farei un po' meno costosa, in modo che tanti team che non hanno un budget astronomico possono mettersi in luce con un pilota anche giovane, no? che non costa tanto. E secondo me bisognerebbe vedere anche un po' più le moto, quelle che si vendono, che non si vendono, e vedere l'appassionato che viene a vedere le gare perché c'è la mia moto che corre. Eh, secondo eh, me con la Super Sport è stato fatto un po' perché raccoglie sì, comunque si, si è avvicinato un po' al pubblico sì. e secondo me, secondo me è una cosa che bisognerebbe fare anche per, per, per altre categorie eh, il problema principale sulla Superbike è il costo di base della moto perché tu più le porti in stock più il valore di base della moto è importante la Ducati costa 41k fuori dal concessionario a Yamaha costa 26 i 15k ah. si sentono tutti poi dopo sulla prestazione di base quindi mh, tante cose ovviamente non sono dello stesso livello ma è anche normale che sia così dall'altro lato Ducati riesce a venderle le moto da 41k e questo potenzialmente dovrebbe ma essere ma anche perché ti posso, dire che ti posso dire che ho girato a Rieca, a Rieca con la moto stradale e non giri nemmeno a due secondi dalla, dalla Superbike quindi eh. beh, la moto la panicale di serie è un aeroplano. Quello è quello il problema, <ride> che, 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 cioè, non è che è di serie, è una Superbike a cui gli hanno messo due fari. Cioè omologata, così. è una Superbike omologata. Ma anche la V4S è una moto della Madonna. Cioè, Sono obiettivamente educati. Io ti posso dire che, avendolo vissuto da prima da un collaudatore, poi man mano da pilota, da testa, da pilota ufficiale via dicendo, usano veramente la tecnologia che sviluppiamo noi piloti. Per eh, prodotti stradali, cioè l'elettronica della Ducati è veramente è frutto di quel tanto lavoro che abbiamo fatto tanti anni fa in gp tanti piloti. E sì, però, so, se vedi, giusto, su, sì. sali su, vedi il cruscotto che era come il tuo della moto gp come tutto fatto uguale. Un'elettronica, una moto che, 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 che fa che è bella, è bellissima, non no, no. c'è cioè, niente da dire. E invece, io ho un 999, quindi proprio guarda, sfondi una porta beh, guarda, io anche il 1098, quella da Barni, è una delle beh. moto migliore che abbia mai guidato. Bellissima. È imbattibile, oh, bello. Sì. potevi fare le curve di quarta, potevi fare tutta la pista di quarta e andare forte lo stesso. 30-230 <ride> con la stessa marcia, quello facevo. <ride> ragazzi la dobbiamo chiudere, siamo in ritardo Dani, grazie tantissime per essere grazie, stati Danilo. con noi magari ci aggiorniamo tra un altro paio di gare così vediamo a che punto siamo al campionato, va grazie, bene? grazie, ciao, grazie ciao, Dani, grazie, grazie mille ciao ciao, 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 ciao ciao. allora ragazzi andiamo in chiusura, io voglio salutare ovviamente. Alex, sì. una cosa eh, sono usciti i risultati della TAC di Dovizioso diceli e TAC negativa, clavicola fratturata però Vabbè, la clavicola è il minore dei problemi su questo piano qua, quindi noi siamo contenti e facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea Dovizioso che fortunatamente sta bene, eh, il moto grosso lo sappiamo che non è uno di quegli sport che può farti far male anche se sei un uh, vice campione del mondo della MotoGP per tanti anni, quindi fortunatamente un abbraccio ad Andrea e meno male che è tutto a posto. Pitti, andiamo in chiusura, io voglio salutare Gianluca, Mick, Giulietto, Francesco, Alessandro, uh, Stefano, ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Giulia Andacata dalla regia, grazie ai nostri ospiti che sono stati qui con noi e Pitti chiaramente grazie a te per avermi come al solito fatto da spalla, supportato e soprattutto sopportato figurati, è sempre un piacere e anche da parte mia quindi ragazzi Alex Di Bisceglie è tutto anche per questo martedì, ci vediamo fra due martedì sempre su Motorbike Circus ciao a tutti